Bene, adesso parliamo di Modena perché qui l'argomento è vastissimo, non possiamo stare 30 anni. Sono 2.403 le donne che, avendo subito violenza, hanno telefonato, si sono presentate direttamente a una casa, a un centro di antiviolenza del coordinamento dell'Emilia-Romagna dal 1 gennaio al 31 ottobre 2013. Ragazzi, dal 1 gennaio al 31 ottobre 2013, non stiamo parlando di 3.000 anni fa, sul totale 2022. Rappresentano nuovi contatti, mentre 381 sono donne già inserite in un percorso. E Modena purtroppo fa la sua parte con ben 260 persone che sono state prese in carico. Sono i dati raccolti dal coordinamento delle case delle donne, dei centri antiviolenza della regione Emilia-Romagna. Il coordinamento è composto da 11 strutture, oltre al centro delle donne contro la violenza di Modena sono rappresentate tutte le province di Piacenza a Rimini. Quando si parla di violenza sulle donne e femminicidio, spesso ci si dimentica di sottolineare che a subirne le conseguenze non sono solo le donne e che l'impatto sulla società civile è più vasto. Stando ai dati raccolti fino al 31 ottobre 2013, il 48% dei figli delle donne che hanno subito violenza, per un totale di 1.191 minori, e i femminicidi nella nostra provincia sono stati già 10 e altrettanti i femminicidi. Il profilo delle donne che chiedono aiuto racconta la trasversalità e la complessità del fenomeno. Si tratta di donne italiane per il 63,1% dei casi e le straniere costituiscono il restante 36,9%. L'88% ha subito violenza psicologica, il 63,2% è stata vittima di violenza fisica, il 38,1% di violenza sessuale o violenza economica. Quando ai bisogni e alle richieste manifestate dalle donne durante il primo colloquio con le operatrici dei centri, qui questo articolo lo stiamo leggendo da gazzettadimodena.gelocal.it. Eccetera eccetera, quindi se volete andarvelo a vedere andatevelo pure a vedere, Gazzetta di Modena. Allora, raccolta niente. Allora, a questo punto andiamo a vedere qualche cos'altro. Violenza sulle donne. Violenza, un dramma silenzioso, violenza genere, sto guardando qui i vari articoli, combattiamo per quella donna su tre che ha conosciuto la violenza, violenza sulle donne in crescita a Ferrara in regione, 192 le donne che si sono, insomma, che sono andate nei centri eccetera eccetera, insomma un bel fenomeno dilagante, invece di diminuire, beh, siamo tutti contenti. Violenza sulle donne, rete di aiuti tra pubblico e volontariato, eccetera eccetera eccetera. Questo mojone vicino a quando tengo un lavoro per tenere il medico, mi dicevano che non lo vengono. Se ciò quando mi avvicino a questo diciamo che Thank you.
Circonvallazione esterna,
una lingua di asfalto lunga 5,5 km, un passaggio obbligato per chi dal capoluogo partenopeo vuole raggiungere il mare del litorale flegreo, le sue spiagge e i suoi lidi. Le autovetture sfrecciano nei due sensi di marcia, in direzione inversa c'è un grande centro commerciale. Accanto alle carreggiate centrali ci sono due altre strade, una per senso di marcia, dove l'andatura si fa più lenta, il paesaggio cambia decisamente. È questo il regno del grande racket della prostituzione gestito dalla camorra. Tra i campi assolati e grandi strutture alberghiere si vedono le ragazze, accomodate su sedie portate lì appositamente, appoggiate su guardrail, a cavalcioni sugli spalti traffico, si proteggono con gli ombrelli dal sole accecante. I loro abiti lasciano poco all'immaginazione. Alcune sono giovanissime, forse anche minorenni, e se ne contano a decine, prevalentemente est europee, ma non mancano le italiane, le spagnole, le sudamericane e le africane. Di tanto in tanto un'auto si ferma per contrattare le prestazioni e gli incidenti sono frequentissimi in zona. I controlli a quanto pare assenti o di certo ben poco efficaci. Le ragazze si concedono per 70 euro, portando i clienti in uno dei tanti alberghi della zona, dove nessuno viene mai registrato col beneplacito dei titolari o sotto la minaccia armata dei clan. Ma addentrandosi in una delle tante traverse utili al cambio di carreggiata, si scopre l'esistenza di un vero e proprio mercato a cielo aperto della prostituzione. Alcune donne esibiscono il proprio corpo con ancora maggiore evidenza. Il prezzo per prestazione cambia, si consuma per strada, in appositi parcheggi allestiti allo scopo. Si paga 20 euro per un incontro, 10 se si sceglie un'africana. Immagini che si fa fatica a credere siano state riprese sul territorio nazionale, ma è scena che si ripete da anni, tutti i giorni, domeniche incluse, sotto gli occhi di tutti. Non è possibile non sapere, e non è possibile sapere e non intervenire. Investigatori che si occupano del caso muoiono.
vogliono in un incidente stradale, si suicidano in condizione assolutamente anomale. Poi, diciamo che è vero che i PM sono un dio in terra, è vero, ma non tutti. Solo quei PM ai vertici delle procure che fanno parte del sistema, solo quei PM che sanno qual è la situazione. E allora, per esempio, sapete che i delitti del mostro di Firenze, Paolo, sai chi è che uccideva le coppiette dei delitti del mostro di Firenze? Il procuratore capo di Firenze, insieme, ecco. Questo, allora ci stupiamo che i giornali non danno le notizie. Guardate che uccidevano, chi uccideva le coppiette dei delitti del mostro nell'ambiente giornalistico, lo sanno tutti. A Firenze, in questura, quelli che stanno lì da anni, lo sanno tutti. I giornali, ad esempio, questi giornali di cui ci si stupisce che non danno la notizia di Paolo Ferraro, non dissero a suo tempo che uno dei delitti del mostro avvenne a Vicchio, a poche centinaia di metri dalla casa del procuratore che faceva le indagini, Pierluigi Vigna. Non lo dissero. Non dissero i giornali che una delle vittime, Carmela De Nuccio, era la sorella di un poliziotto in servizio alla questura di Firenze. Non lo dissero. Strano, no? Eppure sarebbe un bello scoop. Ma non lo dissero, non lo dicono tuttora. Perché? Perché è un sistema corrotto fino al midollo. Il problema è che sopra i vertici delle procure, i vertici della politica, i vertici della magistratura sono assolutamente consapevoli del sistema. Le persone che stanno nei gangli intermedi, diciamo così, spesso non sono consapevoli, spesso partecipano al gioco ma non sanno a che gioco stanno partecipando. Quindi non si rendono conto, quando se ne rendono conto spesso è troppo tardi. Oppure capita che un magistrato o un avvocato come me, all'epoca quando avevo 39 anni, ho detto adesso mi occupo di potere pubblico, mi capita un caso e dico ora me ne occupo, come ha fatto Paolo Ferraro. E stavo per rimetterci le penne, non ce l'ho rimesse per una serie di circostanze fortunate, ma non perché sono stato bravo a guardarmi le spalle, perché sono poteri troppo sofisticati. E qual è allora il sistema che si copre? Il sistema che si copre è un sistema in cui ai massimi vertici della politica non si arriva non solo se non si è pedofili, ma anche se non si coprono determinate cose, determinati fatti di sangue. Per esempio i giornali, quei giornali di cui tu colleghi ti stupivi, non dicono che fine fanno circa 400 bambini all'anno che non vengono ritrovati in Italia. Ne scompaiono dai 1000 ai 2000. Molti vengono ritrovati, ma 400 svaniranno nel nulla. E in queste statistiche ufficiali della Polizia di Stato occorre aggiungere tutti quei bambini che vengono con i barconi in Italia e che non vengono registrati, sono molti di più. Quindi possiamo stimare tra 1000 e 2000 bambini all'anno in Italia, solo in Italia, la scomparsa dei bambini. E noi siamo fortunati, sapete perché siamo fortunati? Perché abbiamo zone dove questo sistema non c'è. In Sicilia, dove c'è Cosa Nostra, non permettono che si faccia strage di bambini. Dove viene permesso? Quei documenti che leggete sul mio blog di quelle stragi di bambini, decine di bambini massacrati sotto le telecamere, avvengono a Torino. Vengono massacrati oltre ai bambini anche i barboni. Infatti mi diceva qualche torinese, noi siamo orgogliosi perché non abbiamo barboni. Certo, l'hanno ammazzati tutti. Cioè, ci sono queste testimonianze di questi barboni uccisi sotto le telecamere per il divertimento di questa gente. In Sicilia no, perché la mafia non lo permette. In noi statisticamente siamo messi un po' meglio, perché in Germania ne spariscono di più. Quindi non è un sistema italiano, è un sistema mondiale. In Nicaragua, che è una terra ovviamente senza legge, quindi ne spariscono 4-5 mila all'anno, secondo le statistiche ufficiali. Tant'è che prima della notte di Halloween, le radio, in Nicaragua c'è stata la mia amica ad abitare qualche anno, le radio mandano la notizia, mi raccomando, non lasciate i bambini da soli, i cartelletti scompaiono, perché il fenomeno del rapimento dei bambini è proprio dato alle radio e ai giornali. E questi bambini finiscono nel circuito delle organizzazioni internazionali, nel traffico d'organi e nel circuito della pedofilia, coperti dai nostri politici più importanti. Ora, quando parlo con colleghi avvocati o magistrati, ma in realtà quando parlo con molte persone mi dicono ma le prove di questo che dici, perché è terribile, le prove ci sono. Il vaso di Pandora, per usare l'espressione del collega Ferraro, è stato scoperchiato tante volte. Il problema appunto è la strage di tutti quelli che hanno scoperchiato il vaso di Pandora, nell'assoluta indifferenza delle istituzioni.
e dei giornali. Anzi, non è l'indifferenza, proprio la convivenza, perché l'indifferenza significa non vedere, invece i giornali sanno, vedono e dicono le notizie che a loro fa comodo. Quali sono, diciamo, queste tra virgolette prove? Allora abbiamo anzitutto portato qua per farvi vedere qualcosa. Il mio approccio era, come dire, testimoniamo, ma diamo anche la possibilità di costruire un'alternativa. Non solo analizziamo puramente scientificamente. Ma quello è un discorso a parte. Adesso spieghiamo però qual è questa realtà. Allora, diciamo, ci sono le prove, no? Allora, questo è un libro scritto da Marc Toussaint, uno dei gendarmi, e il gendarme corrispondente al nostro carabiniere in Belgio, che si è occupato delle indagini, sopravvissuto alla morte fortunatamente, ha scoperto cosa, e di cosa parla nel libro, con documenti alla mano, che dietro a questi traffici c'era appunto il re del Belgio, ministri, cardinali, e scopre che i carabinieri, lo dice chiaramente, non sono, anzi la gendarmeria in quel caso, non è un organo deputato a difendere i cittadini, ma è deputato a difendere quei poteri forti su cui si voleva indagare, perché in realtà non possiamo fare l'unità dell'erba un fascio, carabinieri, polizia, avvocati, magistrati, ce ne sono tanti bravi. Il problema è, anzi, diciamo che quelli non bravi sono pure meno, il problema è che quelli non bravi stanno in posti apicali e di potere. Quindi poi, appena uno bravo mette le mani su qualcosa, pensa di fare il suo dovere, è la fine. La fine in senso fisico oppure psicologico, perché un'altra, diciamo, delle loro armi è quella di distruggerti psicologicamente, ad esempio farti passare per pazzo, farti anche crearti una serie di condizioni ambientali che ti fanno diventare pazzo sul serio, ti cominciano a minacciare, a seguire, a rovinare tutti i rapporti familiari, i rapporti personali, diventa sostanzialmente impossibile vivere. Spesso una persona impazzisce anche senza neanche bisogno che, diciamo, lo dichiarano tale, non lo dichiarano pazzo, cioè impazzisce da solo. Questo è documentato quindi in un libro che a un certo punto questo carabiniere, questo gendarme dice: ok, mi dimetto dalla gendarmeria, scrivo e divulgherò queste cose in questo modo. Poi abbiamo in America Kathy O'Brien McPhillips, un ex agente dei servizi segreti e una ex schiava del sesso sottoposta a controllo mentale, che descrivono minuziosamente come militari e servizi segreti operano il servizio, il controllo mentale, le sevizie, gli abusi, l'omicidio reiterato di persone grandi o bambini, con al vertice Bush, Clinton, nomi e cognomi. Uno dice: ma questa cosa sembra allucinante, forse sono matti loro. No, non sono matti, perché in realtà, andando a cercare i riferimenti che ci sono in questo libro, si trovano tantissimi collegamenti. Ad esempio, cosa dirà questo libro? È una cosa che mi ha fatto aprire un mondo, cioè, infatti lo lessi quando avevo 40 anni e rimasi un po' scioccato, perché feci delle ricerche ulteriori oltre al libro e scoprì che in effetti alcune cose tornavano. Ad esempio, l'organizzazione satanica più importante nel mondo, più diffusa nel mondo, qual è? Il Tempio di Set, il cui fondatore è Michael Languino, è un ex ufficiale dell'esercito americano, amico di Bush. Ma questa cosa non mi torna più, dico come un presidente degli Stati Uniti annovera tra i suoi amici e tra le sue conoscenze, si fa fotografare tranquillo e carino in vacanza o in altri luoghi insieme a quello che è il fondatore dell'organizzazione satanica più potente al mondo, con diramazioni anche in Italia. Effettivamente qualcosa non torna in questo, ed è il fondatore ufficiale, non stiamo parlando, lo dichiara lui stesso. Esistono pure i loro libri di testo, tra virgolette, libri in libero accesso, in libera vendita, che parlano di come si uccide un bambino, del perché si deve uccidere un bambino, di quali sono i vantaggi dell'uccidere un bambino. Eppure questo è tranquillamente amico di Bush. Poi un'altra cosa, questo è un ex agente dei servizi segreti, la donna che ci avrà una 55 anni, continua a girare per il mondo a fare conferenze, ma nessuno li ha querelati, nessuno ha bloccato la vendita di questo libro. Infatti questo libro a me mi ha dato una forte, forte cons- cons-
consiglio non si può chiamare, comunque c'è un'ispirazione per il mio modo di...
مختار الشرفين والأستاذة أمل وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا أنا صح أنني هربت من أهلي صح، أنا ما عاد أعيش عندهم خلاص، أنا أعيش عند أمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش بذنب الأطفال ما تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا الحين أروح لمشكلتي صح؟ بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنه أطفال ما يدرس بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة، يعني إيش ذنب نفسنا؟ مش الوحيدة يعني، يمكن كل الأطفال. في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم بالبحر ما عاد باغي، يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح انني انا هربت من عند امي، امي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار الجيباني، عبد الجبار جاب لي بنت وسافرت انا اياها للحديده، وامي لما عرف بالموضوع رجعني، وكمان امي تشتد بلغت علينا الشرطه، انا عمري 11 سنه وتشتد تزوجني، يعني ما فيش حياه، ما فيش تعليم، ما فيش قوه، ما فيش بين قلبهم رحمه. إيش هذه التربية معهم؟ الموت أرحمني، إنني أموت ولا أبقى، أنا أفضل أن أكون عند أمي ولا أفضل عندهم، يقتلوني، يهددوني، يضلوني، إذا رحت عند أمك بالنفطين، يعني إيش هذا؟ إيش تهدد؟ يهدد الأطفال، يرضيكم ذكي أنا كذا ها يزولوني، يرضيكم، وكمان أنا عادي القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني ما عاد باقي، هذه ما هي شعارات تربية، هذه قتلناها إجرام. خالتي وخالتي عمرها 13 سنة، فقلت سنة مع زوجها وكبت الغاز وتروشت به وماتت، يعني كان شل الحدايد من الحدايد ويسكر وبينه مرض وبينه كل شيء، يعني يرضيكم إنه يعني يتزوج، يرضيكم. يا أم اقنعيني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكم خلاص، دمرتوا أحلامي كلها دمرتوها. Dello Yemen, perché le notizie più strane vengono da lì, o almeno non quelle strane, ma quelle che vedono una mistura di notizie allucinanti, diritti umani infangati e religione, o possiamo dire tradizione. Spesso infatti la differenza tra religione e tradizione non è poi così netta, perché alcune cose che sono tradizionalmente accettate vengono dalla religione che ha permeato per un lungo periodo un luogo. Ad esempio è tipico per molte famiglie italiane che non sono praticanti e non sono credenti far battezzare e cresimare ad esempio i propri figli o mandarli al catechismo perché è una tradizione, oppure sposarsi in chiesa. Sono moltissime le coppie che non sono minimamente interessate alla religione ma si sposano in chiesa perché è tradizione fare così. Niente di male in tutto questo, anche a me piace l'idea di sposarmi in chiesa, l'abito bianco, tutte le fesserie. Un tempo non era così, ma adesso sì, lasciatemelo passare, ho quasi 30 anni. Il punto è quando la religione influenza così tanto la società dal far succedere cose che sono assolutamente allucinanti. Ad esempio, in Yemen, appunto, una bambina di 8 anni non è sopravvissuta alla prima notte di nozze con il marito ultra quarantenne. La sposa è questa qui, immortalata durante il matrimonio e tendenzialmente poco prima della sua morte. E non è la prima volta che parliamo di una cosa di questo tipo, anche se ovviamente la morte di una bambina di 8 anni che muore dopo delle violenze, perché quelle sono delle violenze, supera tutte le notizie delle quali avevamo già parlato, ma la cosa non è così strana in Yemen. Infatti è molto comune che le donne, specie in zone molto povere, come il posto dove è accaduta questa schifezza, si sposino molto giovani, anche prima dei 14 anni, e per questo il governo aveva messo inizialmente, dopo vari altri
altri problemi di questo tipo un limite, dicendo che una ragazza non può sposarsi almeno prima dei 17 anni, ma dico inizialmente perché poi il governo aveva dovuto far marcia indietro a causa delle molte lamentele che questa decisione aveva provocato nel mondo religioso yemenita, tanto che un altro santone si era pronunciato con una fatwa che è una sorta di decisione che viene dalla Sharia, la legge religiosa, che addirittura indicava come apostata chi avrebbe obbedito a questa legge, tendenzialmente dicendogli: se obbedisci a questa legge, quindi non sposi una ragazza soltanto perché il governo ti dice di non farlo, vieni automaticamente cacciato dalla nostra religione. È più o meno una sorta di scomunica, diciamo. Conseguentemente il governo yemenita decise di fare un passo indietro e questa è la fine della storia, ovvero violenze che continuano a perpetuarsi nel nome della tradizione. E questa è una delle tante occasioni, perché per me il discorso è molto ampio, nelle quali mi sento di dire che la religione e le tradizioni non devono avere nulla a che fare con l'operato del governo, perché le società progrediscono, i diritti umani aumentano, ci si rende conto che alcune cose sono assolutamente insensate, come la disparità fra razze, la disparità fra uomo e donna, ma le tradizioni, specie quelle religiose, sono molto più impermeabili al cambiamento. Conseguentemente, ogni volta che si parla di un cambiamento sociale, come è stato il divorzio in passato e poi sono i diritti degli omosessuali adesso, la risposta sarà: sì, ma la tradizione religiosa vuole così. Natalia, comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, schiacciate su questa annotazione o nel link in descrizione se voleste vedere altri video che ho fatto oggi. Io sono Shota Hezio e questo era Breaking Italy. Minacciata di morte, sequestrata in casa e picchiata dal marito davanti ai figli di 6 mesi e di 2 anni. I maltrattamenti sono andati avanti 3 anni fino a che la donna, trentenne fiorentina, ha denunciato le violenze ai medici del pronto soccorso, dove si era fatta portare dall'uomo fingendo un malore. Il marito egiziano di 33 anni è stato arrestato. Secondo le testimonianze dei familiari della donna, l'uomo le avrebbe imposto, anche con la violenza, usanze e tradizioni musulmane. Perché io sono fatto? Come on, come on, come on.
faccio fa venire. جالسة بدون حراك على الأرض في وسط الشاشة وهي مدانة من طالبان باكستان بتهمة أنها شهدت مع رجل. هذه الصور التقطها أحد أفراد طالبان باكستان المتواجدين في المكان بوساطة هاتفه النقال، وهذا سبب عدم وضوح الصورة. ولقد تمكنت قناة الآن من تهريب هذه الصور بشكل سري من أوروكساي من È una pratica brutale quanto l'infibulazione, tutt'oggi praticata in molti villaggi africani. Si chiama breast ironing e consiste nello stirare letteralmente il seno delle ragazze adolescenti con un oggetto scaldato sul fuoco, un paletto, una pietra o una conchiglia, in modo da renderle meno desiderabili agli occhi degli uomini. Qui siamo in Camerun, dove tra gli oltre 200 gruppi etnici esistenti, almeno una ragazza su quattro è vittima di questa forma di violenza domestica. Teresia ne è ancora traumatizzata. Aveva 9 anni quando la madre, senza alcun rimorso, ha iniziato a stirarle il seno ogni mattina prima che andasse a scuola per evitare che le sue forme stuzzicassero le fantasie sessuali degli uomini. Teresia dice che una volta il palo era tanto caldo da lasciarle una cicatrice, ma la mamma, con aria severa, nega ancora oggi l'incidente. Thank you.
Peppe Gravina per il reporter, per il sociale.